Sta per calare il sipario sul 2013, un anno che passerà la storia per un evento che ha scosso il cuore del mondo. L'11 febbraio Benedetto XVI annuncia al Collegio Cardinalizio la rinuncia al Ministero Petrino a partire dalle 20 del 28 febbraio, data e ora dalle quali la Santa Sede sarà considerata vacante e potrà essere convocato il nuovo conclave. La scelta è stata presa per la constatazione che le forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il Ministero Petrino. Il 13 febbraio, durante la messa per il mercoledì delle ceneri, ultima celebrazione pubblica, il pontefice ringrazia tutti per le preghiere e auspica la conversione dei cuori e l'unità della sposa di Cristo. Il 27 febbraio, durante l'ultima udienza generale, Benedetto XVI riceve l'abbraccio grato e sincero dei fedeli. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Il 28 febbraio, grazie alle immagini del centro televisivo Vaticano, tutto il mondo segue il viaggio di Benedetto XVI che lascia il Vaticano e si trasferisce a Castel Gandolfo, accompagnato dal suono delle campane di San Pietro e di Roma e dalle preghiere dei fedeli. Si apre la fase della sede vacante con l'organizzazione del conclave per l'elezione del nuovo successore di Pietro. Dopo due giorni di votazioni, al quinto scrutinio, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, giunto a Roma quasi dalla fine del mondo, si presenta come Francesco e auspica un cammino di fratellanza, chiedendo preghiere per il Papa Emerito e per il suo ministero. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. All'indomani dell'elezione, Papa Francesco si reca nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore per raccogliersi in preghiera nella Cappella Paolina davanti all'immagine della Vergine Salus Populi Romani, mentre il 16 febbraio incontra 6.000 giornalisti di tutto il mondo e spiega loro la scelta del nome del poverello di Assisi e il sostegno ricevuto dall'amico e cardinale Claudio Umesh. E quella parola è entrata qui, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi, l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera, e per i poveri. Oltre 200.000 persone partecipano alla solenne messa d'inizio del Ministero Petrino il 19 marzo, durante la quale il pontefice sottolinea che il vero potere è servire gli ultimi e custodire il creato. Il 23 marzo, prima dell'inizio della Settimana Santa, Papa Francesco vola a Castel Gandolfo per incontrare Benedetto XVI, un abbraccio che esprime una piena sintonia spirituale e un grande rispetto reciproco, immagini toccanti che ancora una volta fanno il giro del mondo. Il 24 marzo il pontefice celebra la messa per la Domenica delle Palme e ai giovani chiede di non farsi rubare la speranza, mentre il 28 presiede la messa in Cena Domini nel carcere minorile romano di Casal del Marmo, lavando i piedi a 12 giovani di nazionalità e confessioni diverse. Alla Via Crucis, venerdì al Colosseo, chiarisce che la croce di Cristo è la risposta al male del mondo. Il 31 marzo, nella sua prima Pasqua da Vescovo di Roma, Papa Francesco auspica una pace reale per il mondo intero, fondata sulla misericordia di Dio che mai si stanca di andare incontro alla sua creatura. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo 21° secolo. Il 7 aprile il nuovo successore di Pietro si insedia nella Basilica di San Giovanni in Laterano e ricorda a tutti che Dio è paziente con noi perché ci ama e ci comprende e mai ci abbandona. Nella 50ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il 21 aprile, il pontefice ordina 10 nuovi sacerdoti della diocesi di Roma e chiede loro di essere pastori e non funzionari, avendo sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore. Una settimana dopo, in occasione della messa con il rito della confermazione per l'anno della fede, Papa Francesco cresima 44 fedeli provenienti da tutto il mondo e ai giovani chiede di andare controcorrente, forti del coraggio che ci dà Dio.
Nel giorno in cui la Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore, il 1° maggio, il Pontefice chiede nuovo slancio per l'occupazione e denuncia una concezione economicista della società che cerca il profitto egoista al di fuori dei parametri della giustizia sociale. Il 4 maggio Papa Francesco è di nuovo a Santa Maria Maggiore per la recita del Rosario nel primo sabato del mese mariano. A tutti indica la Vergine come la madre che ci insegna a essere liberi e a fare scelte definitive, ricordando che una vita senza sfide non esiste. La santità è protagonista in Piazza San Pietro il 12 maggio, quando il Pontefice canonizza i martiri di Otranto e le religiose Laura Montoya e Maria Guadalupe Garcia Zavala, testimoni di come i cristiani rispondano al male con il bene. Nell'anno della fede, tra i tanti eventi promossi dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, trova posto anche la messa per i membri dei movimenti, delle nuove comunità e delle associazioni di tutto il mondo il 19 maggio, domenica di Pentecoste. Sin dalle prime battute del suo pontificato, Papa Francesco mostra una sincera vicinanza per quanti sono in difficoltà, alle periferie esistenziali o sociali. Il 21 maggio, una volta in più, allarga le braccia per cingere un fratello in difficoltà, visitando la Casa Dono di Maria in Vaticano, affidata 25 anni prima dal beato Giovanni Paolo II alla cura della beata Madre Teresa di Calcutta. Il 26 maggio è il giorno della prima visita in parrocchia, quella dei Santi Elisabetta e Zaccaria, a Valle Muricana, nel settore nord della diocesi di Roma. 16 bambini ricevono la prima comunione dalle mani di Papa Francesco. Nell'Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza. Perché la potenza di Dio, che è quella dell'amore, scende nella nostra povertà per trasformarla. Nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il 30 maggio, Papa Francesco celebra la messa sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano prima di presiedere la processione eucaristica. In più di un'occasione il Pontefice ha mostrato spontaneità e voglia di instaurare un dialogo diretto con le persone. Il 7 giugno, incontrando gli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e in Albania, risponde alle domande di alcuni giovani, ai quali chiede di avere un cuore grande, magnanimo, sull'esempio di Gesù. La strada dell'unità è un altro aspetto chiave del pontificato di Papa Bergoglio, che il 14 giugno riceve in Vaticano l'arcivescovo di Canterbury e primate della comunione anglicana, Justin Welby, per ribadire la comune volontà di difendere la vita umana, tutelare la famiglia fondata sul matrimonio, promuovere la risoluzione dei conflitti a partire dalla crisi siriana. Il 24 giugno il Pontefice istituisce la Pontificia Commissione referente sullo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, e poi redige un chirografo il 18 luglio per l'istituzione di una Pontificia Commissione referente sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede, seguito da quello del 28 settembre per il Consiglio di Cardinali, gruppo composto da 8 porporati con il compito di aiutare il Papa nel governo della Chiesa e nel progetto di riforma della Curia Romana. Il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella Basilica Vaticana il Pontefice impone il Sacro Pallio, preso dalla confessione dell'Apostolo Pietro, a 34 nuovi arcivescovi metropoliti, ricordando che se la logica del potere prevale su Dio, diventiamo pietra d'inciampo. Il 5 luglio è presentata alla stampa la prima enciclica di Papa Francesco, Lumen Fidei. Obiettivo del documento, sul quale aveva lavorato inizialmente Benedetto XVI, è recuperare il carattere di luce proprio della fede, capace di illuminare tutta l'esistenza umana. Ai seminaristi, novizi e novizie, a quanti sono in cammino vocazionale, il 7 luglio il Pontefice indica la croce e la preghiera come riferimenti per la missione. Il 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, celebra la messa a Castel Gandolfo, dopo essersi recato in visita al monastero di clausura Immacolata Concezione delle Clarisse di Albano. Il 7 settembre il potere della preghiera silenziosa avvolge Piazza San Pietro in occasione della giornata per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero, indetta dal Pontefice, che in più di un'occasione si è pronunciato contro il folle spargimento di sangue. In ogni violenza e in ogni guerra, sottolinea, invitando tutti al dialogo e alla riconciliazione, noi facciamo rinascere Caino. Il 10 settembre è ancora un gesto di tenerezza verso gli invisibili della società, con la visita privata al centro Astalli, il centro per l'accoglienza e il servizio ai richiedenti asilo e rifugiati, curato dal Jesuit Refugee Service, che opera nel centro di Roma, presso la Chiesa del Gesù. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il 16 settembre, Papa Francesco incontra il clero di Roma e sottolinea che alla Chiesa serve conversione pastorale e coraggiosa creatività.
Il 30 settembre, durante la celebrazione dell'ora terza, il Pontefice tiene il Concistoro Ordinario Pubblico per la canonizzazione dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, stabilendo che verranno iscritti nell'Albo dei Santi il 27 aprile 2014, domenica seconda di Pasqua della Divina Misericordia. Tante le personalità che sono sfilate nel corso dell'anno lungo i corridoi del Palazzo Apostolico. Il 17 ottobre Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina. Il 28 ottobre Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace 1991. Il 25 novembre il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. E il 2 dicembre Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele. Festa delle famiglie in piazza San Pietro il 27 ottobre. Papa Francesco celebra la messa e ricorda che la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo e lievito per la società. Il giorno dopo il Pontefice festeggia con i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del Centro Televisivo Vaticano i 30 anni dell'istituzione dell'emittente, invitando tutti a diffondere la speranza e il profumo del Vangelo. Il 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, Papa Francesco celebra la messa all'ingresso monumentale del cimitero del Verano con una preghiera per i defunti e la benedizione delle tombe. Il 14 novembre compie una visita al Quirinale al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Qui il Pontefice mette l'accento sull'importanza della collaborazione tra Chiesa e Stato, auspicando che l'Italia ritrovi la creatività e la concordia necessarie al suo sviluppo. Il 24 novembre Papa Francesco presiede la celebrazione eucaristica in occasione della chiusura dell'anno della fede, inaugurato da Papa Benedetto XVI l'11 ottobre 2012, nel 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II. Due giorni più tardi, presso la sala stampa della Santa Sede, viene presentata l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Pontefice sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, con il contributo dei lavori del Sinodo che si è svolto in Vaticano nell'ottobre 2012, sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede. Chiudiamo questo veloce viaggio attraverso il 2013 dopo aver toccato solo alcuni dei tanti eventi che hanno scandito i primi mesi di pontificato di Papa Francesco, con il tradizionale atto di venerazione all'Immacolata in Piazza di Spagna nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Alla Madre Celeste il Pontefice chiede di aiutare il mondo a trovare la pace di Dio affinché ogni vita umana sia amata e tutelata.